Ciao Bettes.it, certo che se ti cazzi a Mike Tyson perché sei stato troppo violento è un po' buffo. E succede a Sean Penn come paramedico dentro l'interessante Black Flies. Perché Black Flies? Perché le mosche fiutano la morte prima di noi. Che bella battuta e che bella inquadratura. E che quasi gran bel film, peccato per il finale, questo Black Flies di Jean-Stéphane Sauvoir, che avevamo già ammirato per il suo amore per i tatuaggi, le botte e le teste rasate e i corpi muscolosi in Una preghiera prima dell'alba del 2017. Sì, è un regista che arriva in concorso a Cannes con Sean Penn, che viene cazziato da Mike Tyson. Sì, siamo ancora a New York tra paramedici e ambulanze, ma non è Al di là della vita di Martin Scorsese, che era più compassionevole ed era anche più una black comedy. Questo è black e basta, anzi questo è Black Flies. È durissimo, è tostissimo, c'è anche un pizzico di Nicholas Winding Refn in questa giacchettina con le ali di un angelo che Ty Sheridan porta con grande sensualità e cammina proprio come Ryan Gosling per le strade di New York. Sì, lui è il rookie, lui è questo studente di medicina che va a fare il paramedico con Sean Penn, col viso accartocciato, che c'ha sempre lo stuzzicadenti ed è ovviamente il veterano. E parte questo film tostissimo, dove appunto l'unica scena che può vagamente ironica è quando Mike Tyson dice a Sean Penn: oh, ma che t'ha detto il cervello che ha aggredito quella persona lì? È il capoccia di questo super mega galattico espertissimo paramedico interpretato da Sean Penn, che sta con il rookie. E il film è uno, diciamo, è tostissimo l'inizio, cani che abbaiano, gente tatuata come in Una preghiera prima dell'alba che semena, gente che mena i cani che abbaiano, e anche forse qualcosa di più. Ty Sheridan bravissimo, cerca di con questa sua giacchettina con l'angelo, come Ryan Gosling aveva lo scorpione che sembrava proprio venire da Kenneth Anger, da Scorpio Rising di Kenneth Anger, e ha l'arcangelo Gabriele nella sua cameretta. Sì, è più scorsesiano degli eroi di Scorsese e Schrader messi insieme, ma cerca di vive a Chinatown e mangia poco e fa il paramedico Ty Sheridan per cercare di poi andare a fare medicina. E il film è molto interessante nei primi tre quarti, perché la struttura mi ha affascinato. È shock, chiacchiera, shock, chiacchiera, shock, chiacchiera, e questo ti dà un ritmo, devo dire, molto sexy, molto affascinante, soprattutto quando poi la chiacchiera è tra Sean Penn e Ty Sheridan, che sono uno più bravo dell'altro. E è tostissimo, c'è sangue, ci sono feti insanguinati, ci sono donne col ventre con la pancia sventrata, è pieno di personaggi che sembrano usciti da Una preghiera prima dell'alba. Sembra che tutti i coprotagonisti di Una preghiera prima dell'alba, tatuati e carcerati, siano praticamente nei primi 30 minuti del film, dove hanno infarti, se sparano, e questi paramedici che tu pensi che il film di Scorsese è Mary Poppins, sostanzialmente, Al di là della vita con Nicolas Cage. Qui non ci sono allucinazioni, qua c'è veramente qualcosa di molto reale, è la realtà che è allucinata. C'è anche un grandissimo Pitt, non Brad, l'altro, Michael Pitt, con un bellissimo nuovo look, con le tempie rasate, faccia da scheletro, che è poi quello, diciamo, più antipatico nel gruppo di paramedici. Sean Penn fa il suo, perché penso che il film abbia dei problemi nel finale, perché Sauvoir, il regista, forse sbaglia un po' l'equilibrio, ma proprio io sto parlando degli ultimi 10 minuti, che però è importante, perché a forza di darti mazzate, poi se vuoi invertire lo devi fare con la stessa energia. Molto interessanti i coprotagonisti, molto interessante il momento in cui ci si va a sfogare in discoteca e si rimorchia, e è tutto molto elegante. Per esempio il personaggio di Ty Sheridan, che si chiama Holly Cross, mentre Sean Penn si chiama Gene Rutkowski. Il personaggio di Ty Sheridan a un certo punto, per anche capire